Lavoriamo sui Prasarita Paddottanasana, quindi sulle posizioni di distensione con piedi e palmi appoggiati. Quindi ci divarichiamo ancora e da qui lavoriamo su quattro varianti. La prima variante è di una torsione, quindi inspiro, torsione, appoggio la mano a terra e sollevo il braccio sinistro in alto. E sono in Prasarita Paddottanasana. In pari dritta Trikonasana, quindi sono in torsione, sono ben saldo, respiro bene. Ogni volta che espiro cerco di torcermi sempre di più, ogni volta che inspiro cerco di allungare bene la mia schiena, per poi sciogliere e fare la stessa cosa sul lato opposto. Continuo a respirare bene. Continuo a mantenere bene il respiro e poi sciolgo, appoggio le mani al tapetino e vado su per la seconda variante, incrociando le mani, inspiro, sto bene attento alla posizione ed espiro, vado giù e porto le braccia in avanti e la testa verso il tapetino. Eventualmente posso anche piegare leggermente le gambe, piegandole do opportunità chiaramente a uno stiramento maggiore delle mie braccia, per poi inspirare, ritornare su, aprirmi e questa volta andare con le mani a terra, appoggiandole, inspirando, girando di 90 gradi, inspirando nuovamente, scendendo ancora più giù. In questo modo vado a stirare bene le spalle, vado a stirare bene il trapezio e tutto il corpo appoggiato grazie alle mani al tapetino per poi ritornare, inspirare bene e questa volta andare ad afferrare gli alluci con le tre dita, inspirare bene ed espirare, sciogliere e divaricare bene i gomiti. E portare la testa il più possibile giù. Poi reinspirare, risalire su piano piano, vertebra dopo vertebra, per poi girarsi sul piano longitudinale e lavorare sulla schiena, inarcando la schiena e andando in Purvottanasana, appoggiando la testa alla fronte e il mento alla gola. Da questa posizione cerco di mantenere il respiro, stacco le mani, sguardo che va avanti, stacco il piede destro e quando mi sento pronto sollevo il braccio sinistro e appoggio bene la mano destra e il braccio destro. E sono in Parivritta Ardha Chandrasana. Da questa posizione, quando mi sento pronto, riappoggio la mano al tapetino, apro bene il fianco, stacco il braccio destro e vado in alto. Per la posizione di Uttita Ardha Chandrasana, la posizione dell'arco dritto, e da qui, quando mi sento pronto, scendo, vado giù. Appoggio il piede e le mani, stendo bene e da qui risalgo piano piano vertebra dopo vertebra per girare sull'altro lato e fare la stessa identica cosa. Mento alla gola, scendo giù, Priscilla. appoggio bene la fronte al ginocchio, sono nella posizione. Da qui sciolgo, appoggio le mani, stacco la gamba sinistra, sollevo la gamba destra e sono in Parivritta Ardha Chandrasana, nella posizione dell'arco rovesciato per poi appoggiare, aprire bene il fianco e sollevare il braccio sinistro per andare in Uttita Ardha Chandrasana. Da questa posizione sciolgo, appoggio i piedi, appoggio le mani, stiro bene
e quando mi sento pronto, entro, ritorno su e ritorno in Samastiti.